Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. È successo che in questo filare dove prima c'erano i pomodori ho deciso di piantare i cavoli. Qui invece il rafano era già stato piantato da diversi mesi. Pianta che è rimasta sempre bellissima con le sue foglie verdi, molto larghe, piante stupende. Ci sono 4-5 piante veramente bellissime di rafano. Però una volta messi i cavoli, il rafano è stato attaccato dalla cavolaia, infatti le foglie sono praticamente mangiate e all'interno vi sono questi piccoli bruchi che continuano a divorare le foglie. Non ho ancora fatto nessun tipo di intervento nel rafano, perché mi sono chiesto che cosa ha tenuto lontano la cavolaia dai cavoli, cavolo rosso, verza e cavolo nero toscano. E ho scoperto da alcune letture che il pomodoro è capace di tenere lontano la cavolaia dalle nostre colture. In effetti, qui dove prima c'erano i pomodori, sono nate un sacco di piantine di pomodoro, anche qua in mezzo ai miei cavoli. E questo è bastato a tenere lontano la cavolaia, che probabilmente è rimasta spiazzata dalla presenza del pomodoro e ha cercato una pianta da poter attaccare. Il povero rafano ci ha rimesso le foglie, praticamente. Quindi il pomodoro è veramente una pianta utilissima nella lotta alla cavolaia. E che cosa possiamo fare noi? Possiamo piantare i cavoli vicino ai pomodori e questo può essere veramente molto utile, perché vi posso assicurare che non c'è un solo vermetto qui nelle foglie, mentre qui ce n'è una marea, eppure le piante sono molto vicine, ma in mezzo ci sono i pomodori. Noi possiamo intervenire in diversi modi. Possiamo eliminare la cavolaia perché fa le uova nella pagina inferiore delle foglie, possiamo eliminarle manualmente, ogni settimana possiamo distruggere le uova o raccogliere manualmente tutti i vermetti che troviamo, altrimenti possiamo, a parte piantare i cavoli vicino ai pomodori come ho già detto, possiamo lasciar crescere magari delle piantine di pomodoro intorno e dentro la coltura dei cavoli, oppure possiamo preparare un macerato che ci servirà per combattere le larve, ovvero l'infestazione già in atto. Adesso qui è un qualcosa di veramente colossale perché le foglie sono andate tutte distrutte, ma voglio intervenire comunque in maniera naturale, non chimica. E quindi so che c'è anche un parassita, vendono anche un parassita che aiuta a combattere i vermi della cavolaia, non so bene il nome di questo parassita in vendita, ma io voglio intervenire con delle spruzzature, con un macerato di pomodoro. Come possiamo preparare un macerato di pomodoro? Su un litro d'acqua raccogliamo circa un 300-400 grammi di foglie di pomodoro, non i frutti assolutamente perché non hanno le stesse proprietà, prendiamo le foglie, le mettiamo in un litro di acqua e lasciamo macerare queste foglie per 2-3 giorni. Successivamente, senza nessuna diluizione del liquido, prendiamo il liquido così com'è, lo filtriamo per bene e poi usiamo uno spruzzino e irroriamo tutte le pagine inferiori della nostra pianta colpita dalla cavolaia. Questo dovrebbe aiutare a combattere appunto l'infestazione di questi vermetti, perché i vermi della cavolaia non sopportano assolutamente la presenza di questo liquido ricavato dalle foglie del pomodoro. Questo liquido ci può servire anche come prevenzione per un eventuale attacco, spruzzando le foglie sane del cavolo. Tanto le foglie, poi i nostri cavoli poi li laveremo prima di essere mangiati, e comunque è un metodo naturale per combattere la cavolaia. Come possiamo riconoscere la cavolaia? Questa farfalla che attacca i nostri cavoli è una farfalla bianca o giallina, addirittura a volte anche delle sfumature un po' verdastre, presente il margine nero delle sue ali con un punto anche nero, e una volta deposte le uova nella pagina inferiore dei nostri cavoli si sviluppano questi vermetti che prima stanno tutti insieme e successivamente si distribuiscono nella pianta. Quindi prima interveniamo e meglio è. Quando notiamo la presenza delle uova bisogna asportarle o distruggerle schiacciandole con le dita. Può essere un metodo magari un po' cruento, però è l'unico modo per tenere lontano questi parassiti che sono capaci di far fuori una pianta di questo tipo nell'arco di una notte, divorandola. Io addirittura dei vermetti di cavolaia li ho trovati in un'orchidea e vi posso assicurare che questa orchidea ha perso quasi tutte le foglie nell'arco di una settimana in casa addirittura. E non all'aperto, magari con un successivo attacco, un singolo attacco questa orchidea ha perso tutte le foglie. Quindi cerchiamo veramente di far sì che la cavolaia non arrivi
nelle nostre colture, cercando di coltivare un po' di piante che tengono lontano questo parassita. Quali sono le piante che possono essere utili a tenere lontano la cavolaia dai nostri cavoli? Il pomodoro, il timo, la menta, il porro, anche la salvia, tutto ciò che è un po' aromatico e il rosmarino. Queste sono piante che in un certo senso allontanano comunque le farfalle della cavolaia dai nostri cavoli. Bisogna fare molta attenzione alla menta però, perché la menta è una pianta infestante, quindi se noi la piantiamo in una zona dell'orto sappiamo che dopo si distribuisce poi ampiamente nel terreno e diventa poi difficile contenerla successivamente. Spero di avervi detto tutto. Quello che vi ho raccontato non è soltanto una cosa magari studiata un pochettino sui libri, ma è evidente appunto qui nel mio orto. Rafano completamente divorato dalla cavolaia, molto vicino ai cavoli e cavoli assolutamente sani. E in mezzo che cosa abbiamo? Una fila di piantine di pomodoro che si stanno sviluppando e che a quanto pare tengono lontano questo pericoloso parassita nel nostro orto. Ciao a tutti e grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!